Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un posto molto particolare perché siamo in Thailandia. Siamo stati invitati da Vittoria qui a Bangkok per visitare le loro fabbriche dove producono le gomme, le coperture, i tubolari. E quindi vi porteremo inside in questo mini vlog dove vi faremo vedere un po' quello che sono i processi di creazione. Ci hanno parlato molto di nuove tecnologie, ci presenteranno delle ruote anche, ci faranno vedere i processi di creazione dove ci hanno detto che c'è molto lavoro manuale, molto controllo di qualità e cercheremo appunto anche di cogliere tutti quei particolari che sicuramente non si possono far vedere vedendo solamente il prodotto finito. Adesso siamo appena arrivati qui alla prima fabbrica. Ci saranno delle parti ovviamente che non vi potremo far vedere perché sono coperte da segreto industriale, però cercheremo di farvi vedere un po' tutto quello che riusciamo a capire. Andiamo. Finito la presentazione, adesso ci hanno diviso per gruppi e cominciamo il room tour. L'ho visto dalla fabbrica, cosa sto dicendo. È finita questa breve presentazione, penso che ci premeremo avere un po' di tempo libero e sicuramente cercheremo di fare un approfondimento su quello che ci hanno presentato, perché quello che ci hanno detto è veramente tanto e onde evitare imprecisioni ed errori miei voglio che sia qualcuno di Vittoria a parlare e a spiegarmi un po' quello che sono le principali features del grafene 2.0, perché è di questo appunto che stiamo parlando. Siamo arrivati alla prima stazione della produzione della mescola. Praticamente, come potete vedere, c'è un macchinario controllato elettronicamente, è una bilancia dove l'operatore praticamente fa la mescola. Sono più di 60 materiali per ogni tipo di mescola. L'operatore a computer vede la quantità che deve inserire per ogni mescola appunto e aggiunge questa quantità fino ad arrivare al valore che viene indicato sullo schermo. Ovviamente, come vi ho anticipato prima, ci sono molte componenti manuali, molte componenti fatte a mano in questo processo e quindi il personale qualificato è molto importante per Vittoria. Appena dietro di me potete vedere delle grosse taniche che contengono degli oli specifici che vengono utilizzati per appunto lavorare la mescola. Questi oli vengono controllati sempre elettronicamente, quindi la quantità che scende per formare appunto la mescola è molto molto precisa. Questi oli aiutano anche appunto al mixing, alla mescola, ad assorbire tutti i materiali che vengono poi inseriti all'interno della gomma. Siamo spostati al piano inferiore, spero mi sentiate perché qua c'è veramente tantissimo rumore. Questi qua sono praticamente i mixer dei compound della gomma. Abbiamo due tipi di mixer, questo poi piccolo e mischia fino a 50 kg di mescola alla volta, mentre invece dietro di me, più lontano, ce n'è uno molto più grande che mescola fino a 100 kg di gomma. Qua appena dietro ci sono posizionati per terra le varie gomme, sono per lo più gomme naturali e anche queste vengono mixate in base alla mescola che vogliamo realizzare. Come vi ricordo, Vittoria è ad ora l'unico produttore che riesce a mescolare e ad ottenere una mescola a 4 densità diverse.
come potete vedere i vari componenti sono mischiati in modo differente. Come avete visto il blocco di gomma gialla è appunto gomma naturale, e poi nei vari sacchetti che ci sono insieme sul nastro sono all'interno i componenti chimici che abbiamo visto prima nella prima fase di creazione della mescola. Appunto c'è un caldo devastante qua dentro. Potete vedere qua dietro di me il processo continua ad andare avanti costantemente. Praticamente viene fatta la mescola di gomma che il ragazzo qua dietro taglia e porta sul nastro. Per abbassare la temperatura ed evitare che la gomma poi si attacchi insieme, viene passata in questo liquido che aiuta sia a raffreddare che appunto ad evitare che la gomma si incolli. Fatto questo, la gomma sale su questo nastro dietro di me e passa per questo tunnel che è pieno di ventole, come potete vedere, e aiuta la gomma a scendere di temperatura circa a 80 gradi. Ci hanno appena detto anche che ci tengono molto a sottolineare il fatto che viene utilizzata molta gomma naturale. Molti hanno chiesto la percentuale esatta di utilizzo, ovviamente dipende dal tipo di gomma, però si passa più o meno da un 30 a un 40% di utilizzo di gomma sintetica, mentre il resto è solamente gomma naturale. E siamo spostati alla fine del tunnel di raffreddamento. Ci hanno detto che praticamente è finito il processo di creazione dei master per la produzione appunto delle gomme. Il materiale rimane qui fermo per 8 ore perché devono essere fatti tutti dei test di qualità per garantire che il prodotto rispetti ovviamente gli standard di produzione. I layer verdi che vedete di plastica sopra e sotto ogni strato di gomma sono messi per evitare che la polvere e i materiali esterni contaminino appunto la mescola. Tutti questi materiali poi ci hanno detto che non sono in fase di attivazione e quindi non si vulcanizzano, ma questo processo verrà appunto attivato più tardi. Ok, abbiamo appena detto della fase di vulcanizzazione, comincia appunto qui, vengono aggiunti i componenti chimici che attivano questo processo, appunto vengono aggiunti i prodotti chimici e entrano in questo mixer che li mescola alla gomma naturale che è uscita qua, i master che abbiamo appena fatto vedere. Dopo che avviene questo processo di mixing, praticamente l'azienda ha dai 7 ai 10 giorni per utilizzare il prodotto, altrimenti questo prodotto deve essere buttato via. Tornando invece a parlare del discorso controllo qualità, ci hanno appena detto che praticamente la stratificazione dei vari strati, dei vari compound, dei vari master che escono da qui, serve anche all'azienda per capire se tutti i layer hanno la stessa qualità. Infatti dopo i controlli di qualità che vengono fatti anche alla fine di questo processo, l'azienda sa esattamente quale layer ha la composizione specifica, quindi in base a tutti gli errori poi si riesce poi a risalire anche al lotto di produzione che è sbagliato e quindi correggere l'errore e quindi essere più precisi per quanto riguarda il livello qualitativo standard che ogni prodotto ha. Thank you.
aria. Questo piccolo lotto di produzione, praticamente abbiamo gli stessi macchinari che abbiamo visto prima, però ridotti in scala per produrre al massimo circa 10 pezzi. Le fasi di produzione sono le stesse, ci hanno fatto vedere, adesso mi metterò in questione anche i vari step di produzione del grafene. Questo piccolo lotto di produzione serve appunto all'azienda per creare un mini test, un mini lotto appunto, per fare appunto le prove e capire in quale direzione muoversi per creare nuove mescole e testare nuovi materiali. Ok, ci siamo spostati in un'altra area, quella dei test. Ci sono molte zone. Si parte dal test di viscosità delle mescole, appunto. Sono tutti macchinari scientifici e tutti questi cercano di misurare in modo appunto molto scientifico le qualità di resistenza e chimiche e fisiche della gomma. Appunto, partiamo dal test di viscosità per poi passare al test di vulcanizzazione, appunto viene misurato in quanto tempo la gomma si vulcanizza. Poi passiamo al test di resistenza ai raggi UV, che ovviamente sono i raggi che arrivano dal sole, quindi dell'invecchiamento che possono provocare alla gomma. Poi passiamo a questo simpatico macchinario che rimbalza sulla gomma appunto per misurare il grado di elasticità e resistenza al rimbalzamento. Viene fatto su 20 campioni per ogni produzione di gomma. E poi passiamo ad un esame molto visivo, perché la gomma viene strecciata, viene resa molto sottile e l'addetta praticamente la tira a mano e vede se ci sono dei difetti visivi. Andiamo avanti e passiamo ai test di resistenza di durabilità nel tempo, scusate. Abbiamo questo macchinario che stressa la gomma in modo continuativo e ripetitivo fino a capirne la resistenza nel tempo e l'elasticità. Un altro test di resistenza viene fatto sulla durabilità all'abrasione, su questo macchinario che praticamente consuma la gomma in modo costante, e questo fa capire a vittoria per circa quanti chilometri può resistere una gomma. Qui abbiamo visto come il compound montato sia quello rosso che appunto quello per il rullo da training. Un altro test molto interessante è questo macchinario contiene all'interno ozono. Ovviamente, come sappiamo, l'ozono è presente in maniera diversa sulla Terra, e ogni regione della Terra contiene ozono in quantità diverse. Siamo al test successivo. Praticamente la gomma viene pretagliata e viene effettuato un test di resistenza all'allungamento per capirne l'elasticità e appunto la resistenza a trazione. Adesso qui l'addetta è andata via, abbiamo un altro test visivo, viene posto sotto questa lampada che è una specie di mega mega diffusore, e ci sono vari campioni di vari colori appunto per vedere quello che, in base al lotto di produzione, quanto cambia la tonalità della gomma, appunto avere un'uniformità maggiore. Abbiamo appunto un altro test per quanto riguarda la colorazione. Con un colorimetro professionale e scientifico si misura appunto la standardizzazione del colore. E infine viene fatto un test sulla gravità. Vengono campionati in pezzettini molto piccoli la gomma, viene pesato e fatto cadere all'interno di un liquido
per capire se appunto tutte le componenti chimiche si sono aggregate in modo uguale nella gomma e quindi hanno tutte le stesse proprietà fisico e meccaniche. Della gomma ovviamente a temperatura controllata, umidità controllata, viene applicata una pressione costante per impedire appunto delle false misurazioni. Se poi passiamo al macchinario successivo, abbiamo sempre lo stesso tipo di misurazione, sempre facendo stressare la gomma al massimo. Qui nell'angolo invece abbiamo il test di misurazione a bassissime temperature che vanno da meno 7 fino a più 60 gradi. In più questo macchinario consente anche sul tamburo che ruota e quindi sfrega sul copertone di spruzzare dell'acqua e quindi simulare quelle che sono le condizioni di asfalto bagnato. Anche qui nell'angolo abbiamo un macchinario simile, questo invece misura quello che è la resistenza della gomma alle frenate improvvise. Abbiamo un test che continua incrementale, praticamente il tamburo gira, viene spruzzato un sottile velo di acqua sul tamburo e poi viene applicata una forza frenante e si misura durante il passare delle frenate del tempo, quindi quello che è la performance in frenata della gomma. Ovviamente si ha un calo della prestazione durante la vita della gomma, però questo riesce a dare dei dati molto precisi su quello che è la durata poi del prodotto in sé. Qui invece abbiamo l'ultimo macchinario che ci è appena stato spiegato praticamente. Questo, a differenza degli altri che vi ho fatto vedere, praticamente stressa sempre la gomma per capirne la durata, però utilizza la forza di gravità come fattore in più determinante della durata. Questo perché negli altri macchinari il test viene fatto solamente su quello che è il compound, cioè la mescola, e non viene presa in considerazione quella che è la struttura, il casing della spalla, diciamo la durezza della spalla. Questo macchinario invece simula quello che sono le sollecitazioni verticali e laterali che la gomma riesce ad avere mentre la utilizziamo e quindi abbiamo un dettagliato schema, un dettagliato valore di quello che è sia il consumo del compound e che la durezza della spalla, quindi riusciamo ad avere un dato più reale, più simile a quello che è l'utilizzo vero della gomma. We'll be right back.
dell'area, questa qua dell'area della ricerca e sviluppo dei prodotti. Abbiamo fatto le prime tre macchine, e la prima parte dal test di flessione dei mozzi. Questa macchina appunto scende, applica una forza e misura quello che è la resistenza del rotolamento sul mozzo. Può essere utilizzata sia solamente con il mozzo applicato sul macchinario, oppure come in questo caso direttamente sulla ruota completa. Stesso discorso per la seconda macchinario, anche questo è molto simile, però questo, oltre ad applicare la forza e misurare la tolleranza che abbiamo sul rotolamento di scorrimento appunto, abbiamo anche una misurazione di quello che sono le flessioni laterali della ruota. Macchinario invece molto, molto interessante è questo terzo, perché misura quello che è la resistenza allo stallonamento della gomma. Questo macchinario praticamente gonfia la gomma al doppio della pressione massima indicata dal produttore, in questo caso Vittoria. L'incremento è di 1 bar al minuto fino ad arrivare al massimo, e poi viene tenuto il valore massimo, come ad esempio, non so, per una gomma indicato 10 bar di pressione massima, si arriva fino a 20, si cresce di 1 bar al minuto, si arriva fino a 20 e poi si tiene quella pressione fino per 20 minuti, fino a che la gomma non stallona. Viene fatto con acqua, non con aria, questo per evitare che detriti vengano lanciati e ovviamente feriscono qualcuno. Con gli ultimi due macchinari che sono presenti in questa linea. Con questo macchinario, con questa grossa scatola che sembra quasi un forno, viene misurato quanto un copertone perde aria durante un lasso di tempo. In questo caso vengono prese 96 ore, che sarebbero 4 giorni. Vengono gonfiati circa 5 gomme a stessa pressione e si misura in questo lasso di tempo quant'è la perdita. Si può misurare sia di quanto perde, sia di quanto ci mette una gomma a perdere un bar di pressione. Questo per poi andare a cambiare quello che sono le tolleranze e le caratteristiche di costruzione. Ultimo test, che secondo me è uno dei più importanti, che viene fatto sulle gomme, soprattutto quelle da MTB, è la resistenza al taglio e alla foratura. Ci hanno detto che non c'è un vero e proprio standard per quanto riguarda l'apparato metallico che buca la gomma proprio, ma si utilizzano praticamente vari tipi di profilo, di shape. Si passa da quello standard, che è abbastanza tondo, a delle misure un po' più affilate, non so se riesco a farvelo vedere, che arrivano fino a 1,5 mm, che sarebbe quello che potrebbe essere la forma di uno spino, comunque di un oggetto molto appuntito che taglia la gomma. Ovviamente qui si hanno tutti i valori registrati, perché si alza la pressione di spinta fino ad arrivare al completo taglio della gomma. L'altro lato di questa stanza, partiamo da questo primo macchinario, che anche questo somiglia un po' a un forno, però serve a misurare quello che è la resistenza alle gomme rispetto alla concentrazione di ozono che c'è nell'aria. Come sappiamo, l'ozono stressa la gomma e la fa deperire,
Questo test permette di capire con varie concentrazioni di ozono che troviamo in varie località del mondo quello che è il deperimento della gomma. È uno stress, è un test visivo appunto, perché dopo aver lasciato le gomme per un certo periodo di tempo all'interno di questo macchinario si vanno a vedere quello che sono le crepe sulla superficie della gomma e si riescono a fare poi delle modifiche a livello di costruzione. Altro macchinario per i test che abbiamo visto simile a quello di prima. Questo macchinario permette di simulare una condizione controllata per quanto riguarda il carico sulla gomma, la velocità di rotolamento, la pressione dello pneumatico e anche la temperatura. Questo è un po' un banco prova perché permette di avere e di testare magari la stessa gomma in diverse condizioni o magari diverse gomme in diverse condizioni. Questo permette sia di testare varie gomme ma anche varie dimensioni di quello che potrebbe essere il cerchio. Come ad esempio adesso stanno andando molto nel mondo bici da corsa i cerchi molto larghi e quindi questo permette magari di utilizzare la stessa gomma su diversi tipi di cerchio e avere poi dei raffronti per quanto riguarda i dati che riusciamo ad avere. Ultimo macchinario veramente interessante e da quello ci dicono unico per quanto riguarda il mondo della bici è questa specie di tornio a controllo numerico. Questa presa praticamente permette di controllare quello che è la costruzione dei vari compound, che ovviamente qui ricordiamo Vittoria riesce ad arrivare a 4 compound sulla stessa copertura. Praticamente con questo macchinario si riesce a fresare quello che è la superficie della gomma e andare a scavare fino ad arrivare a quello che sono le intersezioni tra i vari compound. Questo permette di verificare quello che è l'uniformità della gomma e vedere qualitativamente se la costruzione ha fatto aderire perfettamente i vari strati e quindi ha reso la gomma qualitativamente simile su tutta la superficie. Come potete vedere qua abbiamo un test, come potete vedere sulla superficie sono stati applicati vari marker per vedere in base a quanto viene scavata la gomma com'è la disposizione dei compound. Abbiamo finito il nostro piccolo giro nell'azienda, vi abbiamo fatto vedere un po' tutte le fasi della produzione, del controllo qualità e dei test. Adesso abbiamo avuto modo di parlare un attimo con Ken, che ci introdurrà ovviamente in inglese, perché Ken è americano, le principali caratteristiche di questo grafene 2.0, perché è appunto questo la principale novità e appunto il punto forte di questa presentazione di Vittoria. Ken? Yeah, so Graphene 2.0 takes graphene technology to a new level. So what we've done is we functionalized the graphene. So when graphene 1 brought everything up evenly, graphene 2.0 functionalizes things. So like for instance, for mountain bike, wet weather, much improved. For road racing, rolling resistance decreased. Things like this, we functionalized it for the use. We've also have a couple new casings. So for the road segment, we have TLR road casings for the Corsa and the Corsa Control. And then also for the mountain bike segment, we have our new two-ply Enduro casing. So it's two-ply, bead-to-bead, with APF inserts, with the new Graphene 2.0 compound for Enduro use. For cross-country, we also have the new XC Race casing, which is a super lightweight, super supple, fast-rolling casing, tubeless ready, with 4C Graphene compound. Okay. It's a new day. It's a new day, Vittoria. Thank you very much. Yeah, yeah. Thanks for coming, man. Noi adesso prendiamo il bus per tornare in hotel e domani ci sarà un'altra giornata di giri in fabbrica. Ci sarà un'altra novità che però noi ve la facciamo vedere tutta in questo video, quindi ci vediamo domani. Vittoria.com. Ah, ecco, ho scordato una cosa molto importante. Ovviamente con Ken adesso abbiamo proprio fatto
un succo di quello che sono le novità delle grafene 2.0. ovviamente nell'articolo che trovate nel link qui sotto potete scoprire tutte quelle che sono le caratteristiche e i plus che ha il grafene 2.0 rispetto al vecchio grafene e scoprire tutte le novità che riguardano la nuova gamma di gomme Vittoria. Quindi detto questo, ci vediamo domani. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo secondo giorno qui a Bangkok con i ragazzi di Vittoria. Attenzione, sto diventando Barbara D'Urso. Ok, abbiamo appena finito la prima presentazione di giornata, ci è stato presentato brevemente quello che è il 4C, nuove tecnologie e novità per quanto riguarda questa tecnologia di Vittoria. E poi è stato anche raccontando un po' l'airliner, ma di quello ve ne parleremo a breve sul nostro magazine, perché sto facendo il test di questo incredibile prodotto e quindi ve ne parlerò nel prossimo futuro. Adesso facciamo un attimo di break e poi cominciamo il tour della fabbrica, dove ci faranno vedere quello che è il macchinario per la tecnologia 4C. Non so quante cose potrò farvi vedere, perché rispetto a ieri, dove tutto non era protetto da segreto industriale, qui invece abbiamo qualcosa che non potremo farvi vedere, quindi cercherò di cogliere il più possibile questo tour e di farvi vedere il più possibile, quindi speriamo. Approfittiamo del coffee break e andiamo con Ken a vedere l'estrusore, dato che adesso non c'è nessuno, poi ci sarà un sacco di gente che si accalcherà come al solito per cercare di prendere foto e video. Almeno approfittiamo di questa pausetta. Questo avviene in modo molto controllato, la gomma entra all'interno dell'estrusore molto lentamente, questo perché anche tutti i parametri per quanto riguarda temperatura e pressione sono tenuti veramente sotto controllo in modo molto dettagliato per avere il massimo della qualità del prodotto che esce dall'estrusore, appunto. Ecco, una cosa molto interessante che vi ho appena fatto vedere è praticamente quella, la testa dell'estrusore ha differenti shape e sono tutti diversi in base al modello di gomma che viene estruso dalla testa, appunto. Questo dietro di me invece è il forno in cui vengono tenute tutte le teste, perché ovviamente quando si cambia il modello di gomma il processo di cambio della testa diventerebbe molto molto lungo, perché bisognerebbe riscaldare a circa 100 gradi la testa dell'estrusore. Con questo forno dietro di me praticamente vengono preriscaldate quando bisogna cambiare modello di gomma e quindi cambiare la tipologia di estrusione. Questo processo è molto molto più veloce. Ovviamente, usciti dalla macchina, si fanno subito i primi controlli sulla qualità e sulle tolleranze del prodotto che esce. All'interno di questo primo passaggio viene misurata la larghezza con un controllo laser, da quello che ho capito, e si misura, oltre alla larghezza che deve ovviamente restare in una certa tolleranza, si misura anche il peso grazie a questa bilancia. Ovviamente il peso viene misurato su una certa quantità di lunghezza dell'estrusione. Ecco,
tornando al discorso di ieri, quando vi ho raccontato un po' che nel processo di produzione sono incluse moltissime fasi manuali, in questo macchinario c'è molta automazione, perché i controlli vengono fatti ovviamente con misurazioni laser, come avete potuto vedere tutte le barre rosse che sembrano delle spade laser sono lampade di contrasto per avere una misurazione più precisa. Però come vi ho appena fatto vedere, c'è anche qui una parte manuale, cioè sono degli addetti che controllano con un calibro quello che è lo spessore dell'estruso. Ovviamente non lo fanno continuamente, ma ogni tot metri viene fatta questa misurazione, questo controllo, che poi viene annotato per avere ovviamente un certo margine di qualità e appunto fare rientrare l'estruso dentro delle tolleranze specifiche. Siamo entrati nella sala di controllo, come vi ho detto un attimo fa. Ci sono delle fasi che vengono fatte in automazione, però il controllo finale sulla qualità dello shape del master viene fatto in modo manuale. C'è un rilevatore laser che controlla lo shape, la tolleranza è di 0.1 mm, che è veramente veramente bassa, e appunto la detta che guidate al computer fa la scansione e viene confrontato quello che dovrebbe essere il profilo master con quello prodotto poi in scala, in serie. Ok, abbiamo fatto pausa pranzo, siamo arrivati al secondo e ultimo sito per oggi di produzione. Vedremo quello che è la produzione del battistrada e dei tubolari, che mi hanno detto essere veramente veramente interessante, perché sono praticamente cuciti a mano, è più un lavoro di sartoria quasi che un lavoro di produzione industriale. Poi vabbè, abbiamo qua anche dei gazebo per provare quello che è l'airliner, ma di quello ve ne parlerò più approfonditamente nel test che stiamo facendo. Quindi adesso cominciamo. Come vi ho detto prima, non potrò farvi vedere tutto perché molte delle cose che ci sono qui sono sotto segreto industriale, quindi adesso vediamo un po' cosa riusciamo a farvi vedere nel dettaglio e ci godiamo un po' questo inside. Ok, come non detto, revisiono quello che vi ho appena detto. Purtroppo dentro, all'interno di questa struttura, non posso farvi vedere assolutamente niente, perché è proprio il cuore della tecnologia 4C e della produzione dei prodotti Vittoria. Quindi adesso devo proprio lasciare fisicamente quello che sono telecamera, GoPro, Osmo e tutto il resto, quello che ho per filmare qui, e riprenderli solamente all'uscita. Cercherò di fare una bella visita e di capire un po' quello che è tutto il sistema di produzione, magari ve ne parlo più approfonditamente quando usciamo, e magari riusciamo a parlare anche con qualche addetto, qualche responsabile, per farci dire un po' più nel dettaglio questo schema di produzione. Ok, noi siamo arrivati alla fine del nostro tour, stiamo tornando verso l'hotel. Purtroppo non possiamo farvi vedere oltre perché ci sono troppi segreti industriali all'interno della produzione, e quindi non possiamo farvi vedere nient'altro. Appunto, per la questione segreti di produzione, ho fatto un paio di domande ai responsabili che sono con noi, perché mi interessava capire come proteggessero questi segreti all'interno dell'azienda. E mi è stato raccontato comunque che, prima cosa, gli operai non possono portare il telefono all'interno del luogo di lavoro, e quindi questo per prevenire ovviamente spy shot o comunque immagini che potrebbero uscire dalla fabbrica. E anche per quanto riguarda gli addetti ai lavori un po' più al di sopra degli operai, anche loro non sanno assolutamente niente. Ad esempio, quello che vi ho fatto vedere ieri della creazione dei compound, loro non sanno cosa stanno mischiando. Tutti i barili, tutti i contenitori di materiali sono assolutamente criptati, hanno delle sigle, e loro seguono solamente quello che il computer dice di fare e di miscelare. Quindi è tutto abbastanza secretato. E gli ingegneri stessi che lavorano ai progetti non sanno quello che è magari tutto il progetto nell'insieme, ma sanno solamente e lavorano solamente su una parte, e non possono quasi praticamente interagire con gli altri addetti ai lavori. Questo permette all'azienda, perché non vi ho detto, ma Vittoria produce per molti altri produttori, e anche molto grossi, devo dire la verità. Questa cosa mi ha molto stupito, e quindi questo permette all'azienda di preservare quello che sono i propri segreti, i propri metodi di costruzione, anche all'avanguardia.
Io finisco qua, il video purtroppo è finito, non ho nient'altro da farvi vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivervi al nostro canale per restare sempre connessi con noi e ricevere le ultime novità dal mondo della mountain bike. Per il resto vi ringrazio ancora per aver guardato questo video, noi ci vediamo alla prossima, adesso foto di gruppo e noi ci vediamo al prossimo video, restate sempre con noi, sempre su mtbcult.it.